Ciao a tutti! Oggi prepareremo la pizza in teglia alla norma. Il tempo di preparazione della ricetta è di 4 ore circa. Gli ingredienti per l'impasto sono farina di tipo 0, farina di semola, acqua, olio evo, lievito di birra fresco, zucchero e sale. E per farcire, melanzane fritte tagliate a cubetti, scamorza, salsa di pomodoro, sale, pepe, olio e ricotta grattugiata. Diamo il via alla ricetta! Iniziamo la ricetta preparando l'impasto. Mettere nel boccale l'acqua, il lievito e lo zucchero. Ed azionare il bimby per 3 minuti, 37 gradi, velocità 3. Aggiungere la farina, la semola, l'olio, e il sale. Ed azionare il bimby in modalità spiga. Per 4 minuti. L'impasto è pronto, trasferire in una ciotola unta con olio, coprire con pellicola trasparente e lasciare lievitare in forno spento con luce accesa per almeno 2 ore. Trascorso il tempo, l'impasto è ben lievitato, adesso lo trasferiremo in una teglia rivestita con carta da forno e unta con olio. Estendere con le mani. Lasciare lievitare in forno spento con luce accesa per un'ora. Trascorso il tempo, abbiamo ripreso la nostra pizza dal forno. Adesso schiacceremo con le mani la parte centrale. Mettere la salsa di pomodoro che abbiamo condito con olio, sale e pepe. Cuocere in forno preriscaldato statico a 230 gradi per 10 minuti. Trascorso il tempo, abbiamo ripreso la pizza dal forno, adesso metteremo il formaggio. E le melanzane. Proseguire la cottura per altri 15 minuti, al termine spolverizzare con la ricotta grattugiata. Pizza in teglia alla norma. Grazie e alla prossima ricetta.